Con una delibera di giunta, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Generale di Protezione Civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze, uno strumento che, oltre a fronteggiare i rischi idrogeologici, sismici, vulcanici ed industriali del territorio, mira a coinvolgere ed informare la cittadinanza su tutte le attività di protezione civile. Si parte dal nuovo presidio operativo in via Cupa di Principe a Capodichino, attivo 24 ore su 24 per intervenire tempestivamente in caso di pericolo, fino all'allestimento di un'apposita unità di crisi cui sarà affidata la gestione delle macro emergenze. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per realizzare un'importantissima sala di protezione civile con sale di ascolto, centro di prima accoglienza, mezzi, risorse. Cioè, noi nel nostro piccolo abbiamo dato alla protezione civile una priorità. Con questo piano abbiamo inteso affrontare i rischi e quindi preparare il nostro comune ad intervenire nella maniera più efficiente ed efficace. Nell'arco di quest'anno abbiamo lavorato moltissimo per sviluppare tutte le attività di previsione, prevenzione e di gestione delle emergenze. Il documento si compone del regolamento più generale che definisce compiti e attività degli uffici comunali in caso di emergenza e di piani particolareggiati contenenti le procedure operative per ogni tipo di rischio. Il comune ha inoltre predisposto la campagna informativa Proteggiamoci, per diffondere attraverso delle brochure le regole di comportamento da osservare in caso di alluvione, terremoto, eruzioni o frane. Il vademecum per i cittadini sarà diffuso a partire da settembre nelle scuole e con i gazebo in varie piazze della città. I cittadini devono conoscere i rischi, tutti i rischi, perché è necessario che sia così. Devono conoscere anche il modo per evitare alcuni rischi, come difendersi come singoli e come elementi di una collettività. E poi c'è bisogno, questo attiene alle politiche nazionali, che si preveda, io credo, un piano di intervento straordinario per i prossimi anni da un punto di vista economico finanziario sulla protezione civile nel Paese. Questo non è un tema ovviamente riguarda solo Napoli, ma riguarda l'intero Paese.